Salve a tutti gente, bentornati a Phoenix Wright e Saturn Justice for All. Questo episodio si chiamerà Grace Fatality, se non mi viene in mente un titolo migliore, se non succede qualcosa migliore, perché beh, non è più uno spoiler, perché la volta scorsa è morto il dottor Gray nella sala di evocazione. Maya, tra virgolette, l'ha ucciso. O l'infermiera che era dentro, lo spirito dell'infermiera che era dentro il corpo di Maya. Non ho ancora visto Maya da allora, sono di sicuro preoccupato per la reazione che avrà. Non sarà delle migliori? Beh, abbiamo già visto in parte nella preview del caso. Beh, e adesso qualcun altro mi ha interrotto. C'è Gumshoe, c'era Lola Hart che è andata a già vendere le sue fotografie al tizio del giornale di Spider-Man, non lo so. Comunque, non so se è qualcuno di nuovo, ma comunque. Come posso aiutarla? Oh! Salve. Stiamo danzando? Ok, vediamo sta ragazza. Occhi chiusi. Bocca aperta col rossetto, sorriso credo, e un basco, si chiama basco quel cappello giusto? Un basco bianco. E non capisco se quello sulla sua felpa è un carattere giapponese oppure un tizio che balla la hula in modo molto strano, magari. Ok, dovrò pensare a che voce darle. Non mi sembra una tipa da voce da April May, sinceramente, però vedremo. Io, ecco, io sono ipnotizzato, signorina. Dai, le do la voce di April May e se non va vedrò di cambiarla. Beh, non le sembra il momento di iniziare, eh? Iniziare cosa? A ballare? Mi sto già muovendo come lei. Beh, la seduta, cosa se no? La seduta? Sei sensitiva anche tu? Oh, no, no, c'è stato un piccolo cambiamento di programma. È tipo. Ok, si sta scervellando. Cioè. Non si agiti, ma c'è stato un omicidio. Beh, sarebbe quella cosa in cui una persona uccide un'altra persona, giusto? Ok, non è troppo sbagliata questa voce per lei. Non so se è piena di sé per il momento, ma. Well, whatever. Beh, sarebbe quella cosa in cui una persona uccide un'altra persona, giusto? Sì, una persona ha ucciso un'altra persona! Ah, oh, è davvero. Non trovo la parola giusta, è davvero. Un grosso, beh, guaio! già, non sa dire altro dopo tutto il tempo che ci ha pensato? Oh, scusi tanto, mi sono dimenticata di presentarmi. Io sono Enemene. Inimini. Ini. Ok, tu sei importante allora, Miss Ini. Perché l'ha menzionata? È stata menzionata all'inizio. Dallo spirito dell'infermiera, se non sbaglio? Mi hanno ucciso, bla bla bla. Non è vero, Ini? Mi sembra che era circa così la frase? E poi il suo nome, Inimini, Inimini Minimo, è Ambarabacci Ciccoco in inglese. No, avrei voluto vedere il nome in italiano. Ambarabacci, o qualcosa del genere. Sei tu la figlia del dottore con cui facevano l'amore le civette, o qualcosa del genere. Ok, Inimini, terrò d'occhio. Studio parapsicologia all'università. Oh god, andiamo bene, sei una compagna di scuola di Laura Hart. Parapsicologia? Quindi psicologia para. Quanti studenti universitari che ci sono finora? Esatto. Magari è un'amica di Wellington, visto che alcuni mi hanno detto che è importante Wellington. Tra l'altro, non dovreste dirmi queste cose. Io cerco di ricordarmi più o meno tutto equamente. Dopo è chiaro che mi aiutate un pelino se mi dite. Tieni a mente questo, tieni a mente quello. È la mia prima esperienza nel gioco, quindi se qualcosa che c'è stato 27 casi fa non si è reso chiaro a sufficienza da essermi entrato in memoria, è un problema del gioco, non mio.
Comunque, a volte viene chiamata anche, beh, studio delle materie occulte, mi pare, tipo fenomeni soprannaturali, poteri extrasensoriali e cose del genere. Che tipa strana. Io mi chiamo Phoenix Wright, sono un avvocato. Ok, Inimini, non so, beh, prima la mia introduzione. Salve, sono. Questo è il mio distintivo. Mi dispiace, ma non sono molto intelligente. Ok, quindi hai appena messo. No, quella stupida cosa del pugno sulla testa con la lingua fuori, la odio. Oh, la odio. No, non odio ancora lei, però quella. Lo faceva anche April May? Sembra che ci ho azzeccato con la voce. Ma non sono molto intelligente. Ok, quando qualcuno dice di non essere intelligente di solito è. Tante volte io, beh, non capisco e basta. Ho il sospetto che sia tutta una messa in scena. Wow, anche Phoenix ha già il sospetto, a quanto pare. Non sono l'unico. Bene, parliamo. Mi parli di sé, insomma. Inimini. Anima. No, è inimini minimo, mi sembra. Solo che ini è scritto con le due E di solito, mi sembra. Allora, cosa ci fa qui? Ecco, sono stata io a raccontare al dottor Gray di questo posto. Ogni volta che si muove sento delle maracas, tipo. Mi aveva chiesto, Ah, quindi è lei che conosceva. Non era Loda Hart, la studentessa che conosceva. Era Ini? Ah. Mi aveva chiesto, conosci una brava sensitiva? Sì, è vero, il dottor Gray mi aveva detto come era venuto a conoscenza di questo posto. Si è rivolto a me perché, beh, me ne intendo di gente morta, di personalità multiple. Capisco, ma perché stava dormendo in questa stanza? Beh, non mi sentivo molto bene. Ecco, Eh? io, sono allergica ai semi di sesamo. E? Credo che, beh, ce ne fossero un po' in quello che ho mangiato a pranzo. Oh, sembra una cosa seria. Quindi mi sono, beh, sentita male e sono venuta qui a riposare. Temo di aver perso un sacco di, beh, un sacco di tempo e di cellule cerebrali. Devo aver dormito tantissimo. Cosa è successo? Quindi è sempre rimasta qui a dormire? Era lei quel fagotto che c'era, insomma, la persona che dormiva nel futon prima. Quindi è sempre rimasta qui a dormire? Sì, dall'ora di pranzo. Quindi non sa nulla del delitto avvenuto nella sala delle evocazioni? Cosa? Ah, quello! Beh, non ne so nulla. Wow, sta proprio esagerando con il non so questo, non so quello. Ma chi è stato, ucciso? Il chirurgo che aveva richiesto la seduta, il dottor Gray. Era malvagio, un po' lo meritava, ma. Beh, bisogna vedere se era effettivamente colpevole lui o l'infermiera di quel casino. La vittima. Dorian Gray. Lei e il dottor Gray vi conoscevate, vero? Non conosco nessun Grey. Davvero? Qu queste cose si dovrebbero fare mentre si testimonia. Il dottor Gray mi ha detto l'esatto contrario. Molto, moltissimo tempo fa sono stata una, beh, una sua paziente, sì. Ora sto pensando. Laura Hart è mai stata una studentessa universitaria? O è sempre stata solo una giornalista? Perché altrimenti mi sono confuso. Boh. Sta cercando di nascondermi qualcosa, lo sento. Beh, finché è già ovvio da adesso. Ho già esaminato il contenuto di questa stanza. Posso mostrarle i profili. Sicuro di non conoscere il dottor Gray? C'è una foto qua. Io non ricordo mai i nomi delle persone. Huh? Ma mi sembra di aver già visto quella faccia, da qualche parte. Beh, grazie lo stesso. Questa ragazza sembra avere la testa su un altro pianeta. Anzi, in un'altra galassia. Super Ini Galaxy. Conosce Maya? Ehi, quella, beh, è Maya Fey. Lei, è una sensitiva davvero famosissima. Beh, almeno tra noi parapsicologi. Famosissima? Maya? Voglio dire, lei è la figlia della maestra, no? Almeno qualcosa se lo ricorda?
Beh, lei sicuro la conosce perché è lei ad aver consigliato a Gray di incontrare Maya. Conosci Pearl? No. Conosci Morgan? No. Conosci Laura Hart? Magari siete compagni di scuola? No. Conosci Gumshoe? Siete entrambi un pochino svampiti? No, ok. Quindi abbiamo già finito con lei? L'unica cosa che non le ho mostrato è la mappa della residenza. Mi dispiace, ma non sono molto intelligente. Tante volte non capisco che va. Niente, ok. Teniamo a mente inimini. In qualche modo sarà importante. Spostiamoci ora. Dove cacchio è mai allora alla fine? Corridoio esterno. Magari mi incontra qua? No, non penso. Penso che l'avranno già in custodia, perlomeno in un'auto. Dalla polizia. Qui non c'è nessuno, come al solito. Ah! Ehi! Chi sei? Non parla Pearl, sembrerebbe. Sei Pearl, vero? Non vuole ancora parlarmi. Ha qualcosa in mano! Oh! Grazie! L'ho già vista da qualche parte. Oh, posso parlare con Pearl? Ok. Phoenix, stai a distanza di sicurezza, se no Morgan ti impala da dietro col tè o qualcosa del genere. Solidifica il tè, mi impala. Ma adesso me l'ha data la chiave o no? Ok, devo farmi dare la chiave. Ho delle caramelle in tasca. No, Phoenix, no! Ah, già vero. Malintenzionati, malintendimenti, malintesi. Cosa tieni? No, Phoenix, formula meglio le domande. Parlami di te, Pearl. Oh my god, lei è vero, l'assassina. L'ha fatta troppo adorabile. Phoenix, hai già rovinato tutto. Ma cosa le prende? Sono i miei capelli troppo puntiti o troppo poco? Awesome. Ho sbagliato, avrei dovuto chiederle della chiave. E adesso? Oh no, è come Topolino, vero? Dove è andata? Ma vabbè, può essere andata solo nella sala del riposo o magari è tornata qui? Ok. Eppure io sono circa bravo con i bambini. Oh, carissima, un tempismo assolutamente impeccabile. Carissima? Ah, ok. Stanno parlando fra di loro. Allora, cos'è tutta questa confusione? Benissimo, aprite tutti bene le orecchie, anche tu, amico. Ecco un breve riepilogo della situazione. A quanto pare le indagini andranno per le lunghe, forse fino a notte inoltrata. Alquanto spiacevole. Se volete, la residenza Fey offrirà a tutti i presenti un posto in cui passare la notte. Oh, io no, io voglio una stanza chiusa e sigillata. Posso dormire nella stanza delle evocazioni? che disastro. Questa giornata ha preso una piega a dir poco imprevedibile. Mai è stata arrestata e condotta via dalla polizia. Voglio vederla, cavolo! E temo che stanotte non riuscirò a chiudere occhio. Già mattina? Sì. 20 giugno, ore 8:02, residenza Fey, stanza della meditazione. Oh, è già mattino. Oh, devo aver dormito come un sasso. O con un sasso. Oh, spero che Maya stia bene. Devo andarla a trovare al centro di detenzione. Wow, teletrasporto istantaneo. 20 giugno, ore 10:34, centro di detenzione, sala visite. Bene, ora si torna. Oh, Nick! Maya! Cosa farò adesso? Non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Calmati, Maya, fai un bel respiro, su. Non devo farlo io. Ora che ci penso, la prima volta che ci siamo incontrati, è cominciato tutto qui, in questo centro di detenzione. Finalmente. Finalmente ho avuto l'occasione di rivederti. Ed ecco che. Non è colpa tua, non sei stata tu. No, io. No, io. Io ho ucciso quella persona. Non Ma non eri tu. importa, è come se fossi stata io. Ero troppo debole e io.
Non sono riuscita a dominare il suo spirito, quindi... Non mi sembra ancora il momento di approfondire la faccenda, però... Non devi per forza compatirmi, capisco benissimo. Oh no, sta tornando in quella fase che non mi piaceva. Oh my... Allora, adesso entra in gioco la discussione a cui avevo già accennato prima. Se è stato lo spirito attraverso il corpo di Maya, possiamo scagionarla? Perché non è una qualcosa che ha dei precedenti in questo mondo o nel mondo reale? Wow, già, come ci chiamo quel mondo? Dove... Goddammit. Comunque... Se è così, se si può scagionare e dare la colpa a uno spirito, mi aspetto un processo super incasinato. Dove va in prigione uno spirito in una giara che lo sigilla o roba simile. Altrimenti non è stata lei, è stato qualcun altro. Anche se non so come. Vabbè. Per ora le parlo. Dimmi cosa è successo, Maya. Che cosa è successo nella sala delle evocazioni? Oh bene, un flashback. Sono entrata nella stanza con il dottor Gray, ho chiuso la porta e poi mi sono seduta di fronte a lui. Ok. Abbiamo chiuso gli occhi e ho cercato di contattare lo spirito. Non mi piace per niente, sembra l'inizio di un romanzo horror. E poi non ricordo altro. Cosa? Dopo aver accolto lo spirito nel mio corpo, ho perso il controllo, la mia coscienza. E poi non ricordi assolutamente nulla? Mi sono risvegliata tra le braccia di mia zia. E c'era del sangue su tutti i miei vestiti. Oh, aspetta, ricordo di aver fatto un sogno. Ok. Un sogno? Parlami del sogno. Sogni sono rivelatori spesso? Quando si tratta di fiction sono sempre rivelatori, quindi... Che sogno hai fatto durante la seduta? Non ricordo molto bene, ma... Ero sepolta sottoterra ed ero morta. Oh god, non ho mai avuto questo tipo di incubo. Io solo incubi in cui cado all'infinito, per fortuna. E poi mi sveglio. Era sepolta sottoterra ed era morta. Non riuscivo a muovermi. Ed era insopportabile stare lì sotto. Mi sentivo soffocare. Non ricordo altro, davvero. Capisco. Non so cosa pensare. E c'era anche un odore piuttosto familiare. Sottoterra? Sì, non ricordo dove, ma sono sicura di aver già sentito quell'odore. Ok, un odore familiare. Sto pensando se ci hanno parlato di odori prima del caso. A meno che... l'odore di hamburger, se è Maya, e l'odore di candele, se hanno un odore specifico. Incenso, forse? Non mi ricordo se c'era incenso, c'era quella pianta, come si chiamava? Alcova? Ok, parlami dell'evocazione. Quindi sei la maestra della scuola di evocazione di Kurain? In realtà, al momento, la maestra dovrebbe essere mia madre. Ma dato che il titolo viene trasmesso di madre in figlia, un giorno lo diventerò. Molti pensano che l'evocazione degli spiriti sia una messa in scena, che non sia reale. Ho avuto prove molto concrete, mi ricordo. Ma tu ci credi, vero? Sì, perché l'ho visto con i miei occhi. Quando Maya evoca uno spirito, non cambia solo la sua voce, ma anche il suo intero aspetto fisico. È un fenomeno soprannaturale che si verifica ogni volta, quindi probabilmente ne ho già parlato nello scorso gioco, ma se c'è prova così tangibile non c'è motivo di dubitarne. Cioè, una ragazza che da un momento all'altro cambia completamente sotto gli occhi di tutti, non penso che sia in discussione la cosa. Sì, e quella decisamente non è Maya. E sto cominciando a pensare che non è veramente Maya, perché... Anche questa volta, il dottor Gray voleva parlare con lo spirito di quella infermiera, quindi... Il corpo di Maya deve aver assunto il suo aspetto. Possiamo cercare l'infermiera? No, probabilmente... Riesumare il cadavere non ha senso, probabilmente è una pila di ossa adesso. Per vedere se la corporatura dell'infermiera...
corrisponde. Ma boh, Phoenix ha già lasciato un'impressione brutta a sufficienza. Temo che per oggi non riuscirò a ottenere altre informazioni da lei. Tornerò presto, Maya. Nel frattempo cerca di prepararlo per bene, ok? Ah, cosa? Cosa dovrei preparare? Il documento in cui richiede la mia assistenza legale, naturalmente. Oh, come ho, sei sorpresa? Ma... cosa c'è? Sei sicuro? Io sono colpevole. Sono un'assassina. Nessuno l'ha ancora dimostrato. Ma l'ho fatto. Ho ucciso io quell'uomo. Proprio con le mie mani. Smettila, Maya. Non ho speranze. Perderei la causa, vedrai. Smettila, ti ho detto. Ne abbiamo già parlato il gioco scorso. O forse non era lei, forse era Emma. O Lana. Vabbè, don't do it. Alla prossima, guys.